La bellezza esiste solo in quanto imperfezione. Se pensiamo a tutte le più importanti opere d'arte, quelle che ci fanno appassionare, quelle che ci fanno fare le code nei musei, non si fondano sulla perfezione, sulla chiusura, su ciò che è totalmente perfetto, ma sul difetto, su qualcosa che manca, sull'aspetto del mistero. Muse non cerca e non vuole la perfezione, anzi l'originalità di ciascuno dei bambini è preservata ed è valorizzata nel contributo che dà la creatività di ciascuno. Il progetto Muse vede l'arte come esperienza di coinvolgimento personale e sociale dei bambini. Si parla proprio di laboratori con l'idea di aiutare i bambini a sviluppare con l'arte, ad esempio la musica, il canto, la pittura, la danza, la propria capacità espressiva e di relazione, di collaborazione con gli altri nello spirito di una vera e reale integrazione, che è una risorsa basata sullo scambio tra culture, sul valore e il rispetto delle diversità che, come dicevo, diventano una vera e propria risorsa. I bambini partecipano ai laboratori sentendosi ciascuno protagonista e partecipando alle attività forti della conoscenza e del rispetto degli altri, che alla fine siamo noi. Il bacio fra amore e psiche di Canova, no? Loro due non si baciano in realtà. Mancano esattamente 0,9 centimetri fra la bocca di psiche e la bocca di amore. E c'è quella sospensione, no? Che non rende quindi perfetto, cioè non sono uniti, non è finita, non è... manca solo un pezzettino, ma è quel pezzettino lì, a parte naturalmente tutta la bellezza che sta intorno, ma il fatto che loro eternamente sono lì per baciarsi e manca, è ciò che rende questo quadro così unico, così emozionante, così forte, così... perché quella mancanza genera il desiderio, no? Invece quando qualcosa arriva, il desiderio è tolto. Tutti gli errori possono diventare delle risorse. Certo, sbagliare fa male, sbagliare fa soffrire, sbagliare è terribile perché ti senti male, ti senti una nullità, ti senti... Però non è tanto il sentimento che c'è, ma ciò che arriva dopo, no? Con l'errore arriva una nuova consapevolezza, arriva una nuova prospettiva. E di solito gli errori ti permettono appunto di spostarti quel tanto che basta per vedere le cose in un modo differente e ritentare a quel punto. Quindi la più grande risorsa dell'errore, è il più grande regalo che ti fa l'errore, è darti una nuova prospettiva su di te e sul mondo. Mi considero veramente molto fortunato perché ho vissuto l'arte sin da piccolissimo. Quando mio papà mi ha messo in mano matite, pennelli, colori e mi ha detto: copia i miei gesti, fai quello che faccio io. E io di fianco a lui ho cominciato a scrivere, a disegnare, a pitturare, a dipingere piccole tele, a fare piccole cose. Ancora oggi ho conservato queste mie creazioni, le ho ritrovate in casa di mio papà e di mia mamma. E devo dire che a me sembravano bellissime allora, ma mi sembrano bellissime anche oggi. Oggi veramente sono bellissime per quanto mi commuovono, ricordando quei tempi in cui mio papà era di fianco a me. Il primo incontro con l'arte e con la bellezza sicuramente sono stati nel campo della musica per me. Quanto da molto piccolo mi sono avvicinato a... erano gli anni 80, quindi stiamo parlando veramente di epoche lontanissime da qui, però mi ricordo molto in modo molto nitido di quanto io stesso cercassi di riprodurre, di scrivere delle canzoni che in qualche modo rifacessero un po', riproducessero ecco, la bellezza delle canzoni che sentivo negli anni 80. Quindi in realtà io inizio proprio come autore di poesie e di canzoni. Da allora, da sempre, poi l'arte è diventata parte integrante della mia vita, della mia famiglia e mi circonda tutt'oggi nella mia famiglia questa grande fortuna. E partecipando al progetto Muse ho pensato che in qualche modo questa straordinaria opportunità fornita da Muse, che come ricordo
dedica la propria attività alla creazione di laboratori nelle scuole totalmente gratuiti sia per i bambini che proprio per le scuole in cui sono realizzati, fosse il modo in qualche misura di condividere questa grande fortuna che ho avuto io con tutti i bambini che partecipano al progetto Muse. Io si insegnò in una scuola media, il modo migliore per favorire l'inclusione è non fare niente. Il modo migliore per favorire l'inclusione è non essere noi adulti a metterci in mezzo, perché dovete sapere che in realtà i ragazzini delle scuole medie, della primaria, così, loro naturalmente sarebbero inclusivi. Siamo noi che roviniamo tutto, siamo noi che roviniamo tutto. Io ho solo... Cioè, ne ho un milione di storie, ma vi racconto solo questa. Qualche anno fa faccio un gioco a premi in classe, c'è questo gruppetto che vince il premio era un premio ambitissimo, una cioccolata calda della macchinetta offerta dal prof. Oh, che premio! No, questo gruppetto di quattro ragazzi aveva vinto e aspetto la ricreazione, mi aspettavo naturalmente che mi assalissero tipo fans per venire a ricevere il proprio premio, e invece non viene nessuno. Il primo giorno non viene nessuno, il secondo giorno non viene nessuno, il terzo giorno niente. A questo punto dico: ma si saranno dimenticati? Che è strano. Finché arrivo a beccare nei corridoi e chiedo: ma scusate ragazzi, ma la vostra cioccolata? Cioè, voleva tanto vincere, no? E una ragazza mi risponde: sì, però abbiamo questo ragazzo che è con noi nel gruppo, che lui è in Ramadan, non può, e quindi abbiamo deciso di aspettare tutti insieme per potercela bere tutti insieme. Capite di cosa sto parlando? Io non avevo fatto niente, ce l'hanno fatto loro, non avevo detto niente. Ecco, questa è la cosa migliore che si può fare. Oggi Muse va sostenuta più che mai, in un momento così difficile, in un momento caratterizzato ancora dalla pandemia che ci circonda e quindi dalle difficoltà di contatto tra le persone. Muse va sostenuta. In questo momento stiamo fortunatamente riprendendo a fare qualche laboratorio in presenza, ma nel periodo più brutto della pandemia e del lockdown abbiamo cercato di rimanere vicino ai bambini realizzando dei laboratori online, facendo in maniera di partecipare a quelle che erano le attività che potevano svolgere da distanza i bambini. Aiutare Muse perché è un progetto che lascia liberi i bambini, e lascia liberi di sbagliarli, lascia liberi di cercare, di sperimentare. Purtroppo una tendenza che, come dire, non è sempre positiva è il fatto che noi cerchiamo spesso di controllarli, di indirizzarli, e a volte anche magari nei progetti meritevoli e tutto, dove però si sente che i bambini non fanno che essere espressione di quello che volevano, no? I grandi. Invece, in un progetto come questo, dove i bambini appunto sono lasciati così liberi e sono messi al centro del progetto, c'è la loro visione delle cose, con i loro pensieri, le loro paure, tutto quanto, non può che essere positivo, perché quello che sento mancare in questo momento soprattutto è qualcuno che dia loro voce. Che sia disposto ad ascoltare anche quello che loro dicono, con la loro voce, che non sia lì pronto sempre, no, a correggerli, ma che li lasci liberi di esprimersi. Questa è già di per sé un grande motivo per sostenere questo progetto. E questo video, a cui oggi do io il mio piccolo contributo, vuole essere un omaggio e un ricordo a tutti quei bambini, a tutte le loro famiglie, agli insegnanti che hanno partecipato, a tutti i nostri artisti e a tutti coloro che nel periodo di pandemia si sono così prodigati per sostenere il nostro progetto e in qualche modo sono stati vicini a queste famiglie, a questi bambini che hanno così sopportato un periodo estremamente difficile. Sostenete Muse. Sostenete Muse perché non vi deluderà. Grazie. Potremo trasformare il mondo in un luogo di gioia e di pace. C'era una volta una valigia volante. No,
No, no, no, no, no. C'erano una volta tante valigette volanti, di quelle vecchie, vecchie, di quelle grandi, grandi, grandissime, costruite con il cartone. Ebbene, quelle valigette avevano fatto il giro del mondo, pensate un po', volato dai paesi con il sole caldo a quelli con il fuoco sempre acceso. Dai popoli i cui occhi delle persone sembravano sorridere anche di notte, a quelli dove chi nasceva si trovava ad avere il colore della pelle del cioccolato. Insomma, come tutti i bagagli che si tirano fuori dall'armadio per viaggiare, anche le nostre erano continuamente a spasso per la terra. E ogni volta che incontravano bambini, si avvicinavano e si facevano aprire totalmente per tirare fuori e utilizzare tutto il contenuto. Sapete? Adesso vi faccio l'elenco di quello che quelle valigette contenevano. Allora, qualche tonnellata di note musicali, suoni, voci, parole, colori, pennelli, pastelli e un'infinità di altro materiale per creare sculture, dipinti, insomma, opere d'arte. Poi, un'infinità di colla trasparente, quella che si attacca a tutto, ma tutto, tutto, tutto. Per esempio, se un giorno per caso ti trovi per strada e incontri qualcuno che conosci bene, se hai con te quella valigia, oh, non c'è neanche bisogno che tu la apra perché la colla esce subito fuori da sola e attacca velocissimamente le tue braccia alla sua schiena. Incredibile, sì, una specie di calamita dell'abbraccio. Non si riesce davvero a staccarsi dall'altro. Mi chiedo, sicuramente si deve stare troppo bene lì dentro. E per finire una polvere magica, bianca, luminosa, che non appena vede un corpo umano, si appiccica, anche lei come la colla, come una cozza, provocandoti un solletico talmente forte che è impossibile stare seri. E allora giù risate e giù sorrisi a non finire. Bene, un giorno come un altro, le nostre allegre protagoniste partirono per il loro ordinario e felice giro per il mondo. Ma ogni volta che atterravano su una piazza, davanti al cortile di una scuola o dentro un'aula della stessa scuola, nulla si muoveva, neanche una foglia. Sembrava che quei luoghi si fossero congelati. Allora le valigette decisero di buon accordo di riprendere il loro viaggio nei giorni successivi, che magari capita. Quella forse era stata soltanto una giornata storta, ma nulla cambiò. Per quanto tentassero di tirar fuori suoni gentili, voci multicolori, fantasmagorici oggetti da creare e storie bizzarre da raccontare, non accadde nulla. La polvere del solletico e la colla degli abbracci cominciarono a diventare un po' tristi. Non riuscivano a trovare nessuna persona, nessun bambino a cui attaccarsi. E i giorni passarono nel silenzio. Quello più assoluto, che talvolta quel silenzio fa quasi paura, che talvolta quel silenzio inizia a farti compagnia perché hai soltanto quello. E qualcuno allora gridò che anche la musica è fatta di silenzio, sì, il teatro, ma certo, anche il teatro è fatto di pause, di momenti in cui tutto rimane sospeso, un po' come la danza. E allora non dimentichiamo che il silenzio evoca anche immagini, colori. E qualcun altro
da un'altra finestra che dava su una di quelle piazze deserte, gridava che bisognava cominciare a volergli bene a quel silenzio, perché non ci avrebbe fatto nessun male, no, anzi ci avrebbe regalato una nuova opportunità, la possibilità di ascoltare il silenzio. Nel profondo della mia anima sento che un giorno sarò libero. Lo dico dal profondo della mia anima. Una mattina però, dopo tanto tempo di silenzio, si udì per le strade della terra un suono dolcissimo. Chi lo aveva sentito era pronto a scommettere che si trattasse di un musicista proveniente da un altro pianeta, invece no. Era solo una nota musicale che era timidamente uscita da una valigetta, perché aveva proprio bisogno di sgranchirsi un po' e aveva cominciato a cantare. E siccome era da tanto tempo che si ascoltava il solo, il silenzio, quel suono lasciò tutti di stucco e tutte le valigette cominciarono a vibrare perché altri suoni volevano uscire, le voci desideravano gridare dopo essere state per tanto tempo come soffocate. I colori e le immagini fremevano per portare colore nelle strade, nelle piazze, nei cortili. La colla degli abbracci stava impazzendo. Necessitava di attaccarsi a qualcuno e così anche la polvere del sorriso. E così ogni prato, campo, bosco, strada, paese, città avrà alberi come il nostro, fioriti di frasi davvero importanti. Ci vuole un po' di tempo ancora, ancora un pizzico di pazienza. Ma la paura aveva già cominciato a cessare di danzare sulle teste delle persone e il gelo se n'era andato via. Tutto cominciò a sciogliersi e i bambini finalmente poterono riaprire la loro magica valigetta. Ciao a tutti.